Devil Jin è la versione di Jin posseduta dal gene del diavolo. Jin ha ereditato il gene da suo padre Kazuya. Jin non controlla il suo potere e non è ancora completamente succube di esso grazie al sangue Kazama che scorre nelle sue vene, che rallenta l'influenza maligna del gene. Quando il gene si risvegliò, comparve un marchio sulla spalla di Jin. Jin si trasformò in Devil Jin in diverse occasioni. La prima volta dopo essere stato tradito da Yachi Mishima, che gli sparò in testa. Il potere demoniaco guarì Jin, e dopo essersi trasformato, Devil Jin eliminò tutti i membri della Tekken Force presenti e sconfisse Yachi, dopodiché volò via. Durante il quarto torneo si trasformò per la seconda volta. Dopo essere stato catturato da Yachi, Jin venne risvegliato dal gene del diavolo di Kazuya. Kazuya cercò di assorbire il potere demoniaco del figlio, ma gli fu impedito dal suo sangue Kazama. Jin allora si riprese e sconfisse Kazuya ed Yachi, ma il ricordo della madre fermò l'influenza demoniaca prima che egli facesse fuori suo nonno. Devil Jin volò via, ma fu poi sopraffatto dall'influenza negativa del risveglio del suo bisnonno Jinpachi, e prima di svenire distrusse una foresta. Durante il quinto torneo si trasformò in Devil Jin dopo essere stato messo al tappeto da Warang. Devil Jin lo sconfisse e fu così brutale da farlo finire all'ospedale. Jin richiamò i suoi poteri per l'ultima volta quando si scontrò col demone Azazel. Azazel era l'origine del gene del diavolo, solo una persona col gene poteva sconfiggerlo. Jin credeva che l'eliminazione di Azazel avrebbe rimosso il gene del diavolo dal mondo, ma dopo il loro scontro Jin fu ritrovato con ancora il marchio sulla spalla, quindi non ancora libero dalla sua influenza. Quando è trasformato, Jin diventa arrogante, aggressivo e sadico. Inoltre Devil Jin ha l'abitudine di ridere delle sofferenze degli avversari che sconfigge. Quando è trasformato, Jin rompe il suo voto di abbandono di tutto ciò che ha a che fare con la famiglia Mishima, utilizzando il karate stile Mishima in combattimento,